Welcome back Hero, episodio numero 98 del podcast di Invest Hero. Siamo di nuovo qua. Ciao Hero, eccoci. Quindi si ritorna belli attivi con i nostri video podcast che ci potete vedere con le nostre faccine, che tra l'altro me li devo tagliare sti capelli, l'ho detto che taglio. Ma fatto, non ce l'hai più se continui a tagliarteli. Come ho? Faccio il crestino. Bello, cioè, ormai devi andare proprio a... Mi scuoio, mi faccio lo scalpo da solo. Allora, a parte questo, solite stronzatine così da inizio. Tu mi vedi bene? Ma ti vedo un pochino pixellato. Qua sta diluviando, c'è cioè proprio una roba pazzesca, ma tipo saranno anni che non sentivo grandi né potentissimo. Oh. Cioè, tutti i vetri che fanno... Cioè c'è un casino, infatti... C'ho la fibra e prende male, però vabbè, ci proviamo. Chiaro. Io adesso ho cambiato casa qua a Tenerife, ho litigato un po' col proprietario di casa perché avevo visto la connessione non bellissima in upload, però a quanto pare dovrebbe andare, cioè ho già fatto diverse cose. Io ti vedo bene, quindi direi che potremmo esserci, ce la facciamo. Ma più che altro ho scoperto una cosa, non è tanto la connessione in sé, quanto il computer che ho, che non è un Apple come il tuo, che dà quei problemi. È quello, no. Allora, parliamo di qualcosina di molto carino, in quanto, com'è che è stato? Qualche giorno fa, più di una settimana fa, abbiamo fatto... Un paio. Come? Forse due o tre settimane ormai. Ah, caspita. Abbiamo fatto un webinar dove abbiamo chiacchierato dell'importanza dei trend. Dei trend per... Niente, è piaciuto di brutto e veramente top. Tre ore. Nei trend abbiamo chiacchierato e compreso perché un imprenditore deve prendere in considerazione e analizzare i trend, così come anche un investitore. Abbiamo parlato dell'importanza e la comprensione del punto nel quale ci si trova nel trend, quindi il trend lo puoi monetizzare o anticipando un po' la tendenza di quello che sta per succedere, quindi prepari già la strada per monetizzarla in corso, cavalcandolo appena avviato, può essere un'altra opzione, però una cosa che in pochi valutano, questo qua è ottenibile principalmente a livello imprenditoriale, è anche monetizzare i trend passati, perché alla fine se uno fa le analisi giuste riesce a vedere e comprendere che con una semplicità enorme può andare a fare un po' di soldini su altri mercati con magari gli stessi prodotti. Esempio stupido che avevo riportato nel webinar era quello di, non so se tu, siccome sei giovincello, mi fa strano dirlo, però è così, se hai presente di quelle tavolette in plastica che facevano le pubblicità inizio anni, no, sì, metà anni 90, fine anni 90, che venivano spinte sulla pancia per fare gli addominali. Mi sa che... Ma no, quelle non ce l'ho in mente. Ho in mente quello che si usa adesso, che tipo vibra. Ok, le tavolette fisiche che tu le spingevi e tenevi l'addominale duro per fare l'addominale. Queste qua, se non ricordo male, nel 2016 o 2000, sì, o 15 o 16, hanno fatto delle vendite esagerate in India. Cioè l'India hai oltre 1 miliardo di popolazione, capisci che su grandi numeri, anche se vai a marginare pochi centesimi su ogni singola vendita, poi con i costi di produzione indiani, comunque cinesi, il trasferimento è nettamente più vicino. Il costo di advertising che è ancora nullo in India. Li paghi di meno, poi comunque l'indiano, anche se non ha magari un PC, sono tutti col telefono senza problemi, quindi hanno fatto dei grossi numeri. E questo cos'è che era? Era un trend di fine anni 90 che andava in Italia, in Europa, è stato ricopiato e messo su un altro mercato. Queste cose sono importanti e che deve prendere in considerazione un imprenditore, perché dice, ma, oddio, ho questa filiera che magari è mezza caduta, si può riavviare, si può portare avanti. Quindi abbiamo fatto questo come esempio, ma tanti, tanti altri. Ma la cosa forte di quel webinar è stato, oltre alle analisi dei trend futuri che abbiamo preso in considerazione, abbiamo mostrato anche come analizziamo i trend e abbiamo mostrato tutti i tools che abbiamo utilizzato sia noi in prima persona che con altri collaboratori per fare l'analisi. Quindi tutti i tools sono stati elencati e mostrati nel loro utilizzo. Tra tutti questi ne abbiamo preso uno a caso e ci facciamo questo video podcast che lo utilizziamo insieme. Sì. Diciamo che in questo caso
questo video podcast appunto è sicuramente più ottimizzato se guardato su YouTube, comunque in piattaforma video, visto che adesso faremo condivisione schermo, però non solo, perché tanto leggeremo, quindi comunque se stai guidando, se sei in palestra, se hai ricominciato a fare attività, non preoccuparti perché non sarà un grande problema. Però se ne hai l'opportunità di guardarci anche video, stacca magari il podcast, vai su YouTube, scrivi Investiro e guardaci in formato video, perché ora andiamo in condivisione schermo ed è molto figo, così impari ad utilizzare anche da questa piattaforma. Esatto. L'altro, questa è la premessa. L'altra premessa è quella che andiamo completamente in freestyle, quindi non abbiamo preparato niente. Iniziamo, si fa un po' l'anteprima di come funziona, che cos'è questo tool, e poi andiamo proprio spediti a caso, random, come se siamo appunto in chiacchierata, apriamo questo sito e vediamo cosa c'è. Non abbiamo assolutamente idea. Esatto. Quindi facciamo un po' come gli youtuber che fanno tipo le reaction delle situazioni, no? È divertente, vediamo. Ormai ci stiamo spostando un po' di più su YouTube, quindi tra un po' lo saremo ufficialmente. Ok, perfetto. Il sito in questione si chiama truenumbers.it, quindi i veri numeri, per chi non è anglofono, eccolo qua. Allora, questo sito, molto carino, molto interessante, va a inserire tutti i vari grafici delle notizie principali su diversi ambiti. Quindi possono essere notizie di carattere economico, politico, cronaca, tech, sportivo, quello che si vuole. Ma la cosa bella che ci piace tanto è che a colpo d'occhio, tra un titolo e anche un grafico al volo, riusciamo già a farci una breve idea di quello che sta succedendo o di quello che ci si può aspettare che succeda o di quello che è già successo, chiaramente. Sì. Poi questo tool è estremamente interessante perché dà subito l'idea e per esempio a chi fa business online, quindi è un imprenditore digitale che magari vende un prodotto su dove vendere oppure che cosa vendere, se è la ricerca di un prodotto o se è un blog. Noi spesso lo utilizziamo per i nostri blog, per le nostre aziende, per posizionare articoli prendendo spunto da alcuni dati. Oppure per un investitore, per esempio, ci è molto utile per comprendere un po' alcuni andamenti proprio a colpo d'occhio, ci fa vedere dei numeri estremamente interessanti e anche delle curiosità che magari non ti saresti mai andato a cercare, che però comprendendole ti viene, ti si allaccia, ti viene quell'idea, quella lampadina che ti fa dire: ah, ma vuoi vedere che posso fare? E adesso proprio guardando un po' di robe in freestyle, vediamo se salta fuori qualcosina. Esatto, già così con le notizie strane che saltano fuori, poi entriamo magari nelle varie categorie, però qua leggo: i più alti al mondo sono gli olandesi. E uno dice: cosa me ne faccio di questo? Beh, oddio, se uno magari nell'ambito sartoria vuole fare un qualcosa di target ben specifico, ha già un angolo d'attacco per il mercato olandese, no? Sa già cosa... o meglio, qual è la media nazionale, qua nel caso è dell'uomo, e di conseguenza può iniziare a farsi i suoi conti, avere il suo piano di marketing strutturato ad hoc per questo angolo qua. Quindi ci possono essere tanti tanti spunti. Allora, come abbiamo detto, facciamo un freestyle vario, iniziamo magari da ultime news, dovrebbe essere questo qua che si vede qua nella home. Sì, perché siamo qua. Ah no. Quindi... di base, allora, mi scuso per una cosa, io ho un lieve livello di dislessia e soprattutto quando leggo non vado a verbalizzare molto perché leggo in testa, quindi magari vado a sbagliare a qualche parte di lettura. Questo qua mi è stato un grandissimo trauma e dramma da piccolino, quindi nel caso qualcosina da leggere, se proprio c'è da leggere te lo lascerò a te, Ale, se no vado un po' a sentimento. Allora, 52% dei lavoratori autonomi ha difficoltà nel pagare il mutuo. Può essere interessante come cosa, in quanto... Oddio, apriamolo di qua su quest'altra schermata che ce lo guardiamo anche dopo. La situazione palestre può essere carina. Tra l'altro se ti salta qualcosa... questo, Dio, ma cos'è? Ci stanno copiando? I podcast di genere religioso aumentano del 1576%. Durante il lockdown è cresciuto l'ascolto. Spotify
è la piattaforma che ne ospita di più. E questo è interessante, sia perché sta crescendo il podcasting, ma proprio in generale c'è stata una crescita estremamente importante proprio a livello mondiale di tutte le categorie, e di questo sono estremamente contento, perché vuol dire che ci abbiamo azzeccato, nel senso che noi quando siamo partiti 2 anni fa ormai con Investiro, bene, da che strumento partiamo? Siamo partiti dal podcast, perché intanto ci piace e perché siamo delle persone che ne super abusano di podcast, in quanto io in palestra mi ascolto sempre, faccio attività, mi ascolto sempre, passeggio, giro la città, sempre podcast, sono comodissimi, e quindi abbiamo detto, va, visto che noi li utilizziamo molto e ci piacciono, partiamo da lì in primis. In secondo luogo abbiamo detto, partiamo dai podcast anche perché sono oggi, e tuttora è così, nonostante sta partendo probabilmente il trend, e ce lo auguriamo, uno dei mezzi di comunicazione e marketing meno saturi in Italia, in assoluto. Cioè c'è proprio uno spazio incredibile per il podcasting, dove mentre se magari fossimo partiti con un blog oppure con YouTube come primo mezzo di comunicazione, magari non avremmo avuto lo stesso successo che stiamo avendo oggi. E quindi questo è molto interessante. L'altro punto interessante è che Spotify è la piattaforma che ne ospita di più, nonostante sia tra le ultime ad aver introdotto i podcast. Vero, vero. Ma la cosa che ancora mi esalta di più su questo fatto è, chiaramente abbiamo detto, sarà un freestyle, quindi ci facciamo anche un po' le varie ipotesi quando leggiamo qualcosa. I podcast di carattere religioso aumentano. Questo io vado a immaginare è dovuto al lockdown, ok, perfetto, ma pensando in una situazione futura come avevamo fatto nelle varie live dicendo che con questo lockdown e coronavirus saranno cambiate le abitudini e tutto, io mi potrei anche aspettare magari piattaforme specifiche di podcasting con appunto situazioni live, quindi un reparto come quello religioso che magari è un po' più lontano dal tech, che si adatta alla sezione tech, e ci sia tutta la parte di donazione associata a queste piattaforme. Bello, no? bello, interessante. Quindi tu dici proprio piattaforma tematica religiosa? Piattaforma tematica religiosa, ma pensa a questa cosa qua, perché poi a me piace quando leggo questi dati di far partire i cosiddetti fantabusiness. Tipo la piattaforma religiosa suddivisa per o area geografica o per santo venerato, no? Al quale vai a accendere un cero virtuale al fronte di donazione di 2 euro, queste cose qua, no? È interessante, potrebbe funzionare. E poi, se puoi fare un po' di gamification, no? Sul fatto, non so, il lumino che te lo porti, diventa anche un widget. Nell'app, no? Però è interessante, bello. Mi piace. E mi sa che in questo video podcast salteranno fuori diverse queste cose qua visionarie. Nonostante molto in calo, la parte del cristianesimo, la Chiesa sta un po' soffrendo. È vero, però ci sarà una struttura, cioè nel senso, lasciamo passare un po' il termine, le persone più interessate a questo ambito poi lo porteranno avanti, ci sarà quella micronicchia pur sempre remunerativa. E sì, è gigantesca, assolutamente. Lavoratori nel turismo in Italia sono il 7% del totale, questo a me salta abbastanza nell'occhio perché arrivo, cioè nel senso dal 2005 fino al 2010-2011 ho lavorato in hotel come concierge, quindi a pieno settore turistico, e che effettivamente tra tutte le varie professioni, nello specifico la sezione turistica, il 7%, wow. E poi da lì... Ma infatti un po' di persone che arrivano da quell'ambito, nel mio piccolo, nel mio personale, le persone vicine da quel settore, è vero, sono tutti lì che dicono, ah caspita è successo questo, sono in cassa integrazione, ah Ste, ma tu ormai lo fai da anni, spiegami un po' di cose, parlami di qua di là, tipo io ho passato un paio di miei corsi che avevo comprato ai tempi, dove c'erano le spiegazioni di SEO, e adesso ho iniziato a fare un po' di test di SEO che li sta portando bene. Allora, crisi del settore aereo, vabbè, traffico in calo, sappiamo, 52.9%, infatti sono ancora le Canarie un po' per scelta, un po' perché effettivamente i voli sono problematici da trovare. Wow! In Italia 569 persone vivono sotto scorta. Oddio, non è un numero altissimo, però è interessante. Sì, anche io pensavo di più.
Covid, gli italiani si lavano le mani 11.6 volte al giorno. Vai su lì, 17 paesi bloccano il commercio di cibo. Allora, questo qua lo apro. Poi anche questo qua del gli italiani si lavano le mani 11.6 volte al giorno può diventare un angle d'attacco ben specifico, perché sai che le persone si lavano le mani X volte, cioè in una giornata di vita, che normalmente 24 ore, il momento in cui stai sveglio, sono circa quanto 16 ore? Sì, quindi 16 ore. Ogni ora e mezza. Esatto, quindi ogni ora e mezza sai che magari puoi fare un angolo specifico, perché poi sono i numeri forti, cioè nel senso uno dice, ma lo sai che la persona si lava le mani X volte al giorno? A livello di marketing, se uno vuole fare una campagna di marketing, è un numero che magari richiama l'attenzione e dice, crea quell'interesse. Sì, quindi, anche proprio per iniziare un articolo, mi è venuto in mente. Sai, la keywords, quante volte è giusto lavarsi le mani? Insomma, magari uno se lo chiede perché è un momento in cui se ne lava tanto, esce l'articolo, la media fa questo, però lo studio X invece dice questo, quest'altro, e magari lo butti in un money blog dove vendi qualcosa di utile, no? Esempio pratico, scopri perché hai sempre le mani secche, oppure al contrario, scopri perché hai sempre le mani unte. Lo sapevi che in Italia la media è 11.6 volte al giorno? Tu quante volte te le lavi? Questo prodotto ti darà la possibilità di qua di là, cioè chiaramente su basi testate magari, però possono essere tutti angoli interessanti per prendere, per fare argomentazione. Qui mi sembra di capire che sono i paesi che hanno bloccato, cioè quanti paesi hanno bloccato cosa? È questo che dice? Allora, 17 paesi bloccano il commercio di cibo. Beh, ma è interessante, due prodotti che bloccano, cioè due paesi che bloccano il commercio di carta igienica, anche non è da sottovalutare. Beh, effettivamente, per un grande usatore, se si può dire usatore come te. Quindi... Perché devi bloccare la carta igienica? Poi per quelle persone che si lavano 11.6 volte al giorno le mani, perché devono bloccare il sapone? Tre paesi disinfettanti, occhiali, indumenti protettivi e protezioni individuali, ovviamente. Chiaro. Però è interessante anche questo qua. Vabbè, quello delle mani l'abbiamo visto. I motivi che hanno fatto uscire gli italiani durante il coronavirus: fare la spesa, lavoro, portare fuori il cane. Non è male, portare fuori il cane in terza posizione sta a significare 19%. Sta a significare che comunque le persone hanno un animale domestico, quindi è una nicchia forte per tutti quelli che magari hanno magari un money blog, un servizio di e-commerce, dropshipping, che ha a che fare con i cani, gli animali, ma infatti anche determinate campagne di affiliazione vanno forte. E perché no? Questo invece può essere visto in chiave, oltre che imprenditoriale, anche in chiave di investimenti, se uno dice... magari c'è un'azienda che si sta strutturando su questo ambito, che ha pur sempre una sua buona base, può aver senso andare a analizzare o inserire qualcosa a riguardo. Ora non so se esistono degli ETF così specifici. Perché principalmente sono effettivamente aziende che vanno a prendere più argomenti insieme. Tipo di healthcare, benessere animale, veterinario, queste cose qua. Allora, da ragionare, non ci ho mai guardato, ma mi aspetto di tutto ormai lato ETF, quindi potrebbe esserci che ci sia qualcosa magari difficile solo sulla salute degli animali, però potrebbe essere su tutto l'ecosistema animale, quindi degli ETF, anzi sono abbastanza convinto, non li conosco, però mi aspetto che se ci mettiamo a cercarli ETF nel settore animali ce ne siano, penso che ne sono abbastanza convinto ed è interessante perché difatti soprattutto se andiamo in una direzione verso una crescita economica e quindi verso anche potenzialmente un'occidentalizzazione degli stati, siamo molto appassionati di pet, no? di animali da compagnia. E questo potrebbe portare una crescita anche di quel settore, da valutare, non li ho mai guardati, dopo magari ci do un occhio perché può essere interessante, proprio anche come studio.
Tra l'altro, una cosa interessante, prima di ritornare sulle altre pagine di True Numbers, è che in coda a tutta la lista, solo 1.7 fare corsa o attività sportiva. Perché qua Quindi, dice dati ti si riferiscono dal 5 al 21 aprile, dove se non erro è ancora vietato, quindi ci sta. ah, ok, è vero, chiaro, chiaro. Poi siamo stati obiettivamente bravi. Onesto, onesto. No, perché io invece pensavo invece nel momento in cui c'era stata qualche nuova riapertura, se fare una corsa attività sportiva era così bassa, diventa un vero popolo di pelandroni, no? Beh, ma è stato così, cioè, allora, c'era un meme qualche giorno fa che diceva tipo il 18 maggio, se non sbaglio, hanno dato la possibilità di uscire per la parte sportiva e quant'altro, e c'era questo meme dove faceva vedere tipo persone che vogliono ricominciare a correre, 18 maggio c'era tipo, non so, la maratona di New York, poi c'era tipo 25 maggio c'era una decina di persone. Esatto. 30 maggio, due persone, 1 giugno, uno che corre in mezzo al nulla. È così, ovviamente. Bello, che bello. Allora, questo qua è sezione appunto ultime news, però magari andiamo su qualcosa che più può Qualcosa interessare. di più tematico che ci facciamo due chiacchiere. Tasse, che è l'argomento preferito da tutti, picchio. Dai, che è quell'evergreen fortissimo che fa tanto tanto piacere. Allora, Allora, in Italia ci sono 74,3 milioni di immobili. Considerando che siamo più o meno 60 milioni di persone, vuol dire che c'è un immobile ogni persona e mezza, considerando anziani e bambini, più o meno. Ogni persona, appunto, due, dai. sì, esatto. Interessante. Poi, tipo, si può richiamare la questione del decreto anche super bonus al 110%. Quello è interessante. Lì dovremmo farci un approfondimento perché è veramente, veramente interessante. Si aprono davvero molte opportunità. Non così tante quanto chi lo usa per marchettare i propri servizi vuole far passare, però ci sono delle possibilità sulla prima casa, soprattutto davvero fighe. Infatti si stanno muovendo delle situazioni interessanti. Punto numero due, ovviamente. Cuneo fiscale in calo ovunque, ma non in Italia. Mi sembra chiaro, cioè, giusto. Anzi, se no, non eravamo in Italia effettivamente con un titolo del genere. Pressione fiscale Manca 10,3 parte miliardi in più di 10 mesi. Vabbè, esatto, pressione fiscale 10,3 miliardi in più di 10 mesi. quella è abbastanza classica, cioè, non bisogna fare, però è normale, Italia. Al sud oltre il 30% dell'IMU viene evasa, capita. Mancano 5,3 miliardi, non male. In Calabria il 43,2% non viene pagato. Vabbè, poteva succedere ovunque, sono quei. Infatti, allora, poi sui condoni, ok, perfetto, però, wow, una Vabbè, a nota me interessa in positiva. Italia. Aspetta, in Italia 3,7 milioni di immobili senza proprietario, cosa vuol dire? E magari tornando sopra la questione qua, che abbiamo detto che ci sono gli immobili, 73, cioè 74,3 milioni di immobili in Italia, effettivamente essendo più. Scusate, essendo più delle persone della popolazione effettiva, se poi tra l'altro bisogna contare anche anziani e bambini, sono nettamente di più. Caspita, Però 3,7 questo milioni sta a dice. significare che sono totalmente o disabitati No, oppure. no, perché questo dice non risultano in nessuna dichiarazione dei redditi. Wow, Dell'1% non si conosce l'uso. Prova ad aprire, vediamo un po'. andiamo ad approfondire. Nella manovra 2020 il governo giallorosso ha inserito una norma piuttosto innovativa, diciamo. I comuni non sono più costretti ad attendere tempi di iscrizione a ruolo del debito che un cittadino ha verso di loro. La legge in pratica riduce i tempi e costi della riscossione, riducendo il diritto dei cittadini di opporsi. Inquietante, considerando già, beh, non ne parla, il pignoramento dei conti correnti, vai giù, vediamo se lo dice. La casa è sempre prima, le abitazioni principali sono quasi 20 milioni, 13,4 circa sono le relative pertinenze. Eccolo qua. Gli immobili di cui non si conosce le proprietà sono 3,7 milioni, di cui circa 1,5-41% attribuiti probabilmente
a persone fisiche e la restante parte a persone non fisiche, quindi più che altro società. Nel primo caso si tratta principalmente di unità abitative e nel secondo di uffici o stabilimenti produttivi. Di quei 1% di immobili italiani dell'uso sconosciuto, una buona parte è in mano a società. Esistono, ma non si sa cosa servono. Il motivo per il quale non si hanno così poche informazioni sui locali e sull'uso degli immobili che appartengono alle persone non fisiche, quindi alle società, è che le persone fisiche sono obbligate alla compilazione del quadro relativo, mentre le persone non fisiche no. Ah, ok. Quindi qua ci sono probabilmente due aspetti. Il primo, che da quello che ho compreso potrebbe essere legato anche al fatto che molti non pagano l'IMU, quindi non fanno neanche la dichiarazione dei redditi e altri aspetti, mentre poi le persone giuridiche giustamente non sono obbligate a farli, e magari se ce l'hanno a magazzino e non a patrimonio, come capita anche in alcune mie società, in quel caso non va patrimonializzato. Può essere, ok, interessante, no? Era proprio una curiosità. Ci sta. Allora, torniamo di qua. Quindi sulla parte tassativa indicativamente uno si può fare le sue interazioni e comprendere cosa... Attenzione! Dimmi. Deve essere stato un errore. Nel 2018 abbiamo pagato lo 0,1% di tasse in meno. Te ne sei accorto, te, Picchio? Bah, io fai conto, ero già al di fuori... Ah no, aspetta, però in qualsiasi stato qua c'è. Perché ero già fuori dall'Italia in quel periodo. Anche io non ero in Italia nel 2018. Però si parla di più stati, guarda qua. Ah, però solo l'Italia. L'Italia, la Danimarca invece, vabbè, 0,8. L'Italia è calato dello 0,1 nel 2018, poi hanno risolto comunque. Io mi ero appena trasferito in Bulgaria nel 2018 e ho pagato lo 0,5 in più. 0,5, quello è pesante, eh. Soprattutto con il regime tassativo bulgaro. Comunque sia. Interessante. Allora, andiamo anche a vedere qualcosa, magari parlando di dindini, parlando di economia, no? Andiamo su economia. Poi guardiamo economia, soldi, business. Sì. C'è una carrellata che ci sta. Allora, economia, gli stati a volte falliscono, ecco quale quante volte. Dai, proviamo ad aprirlo. Con piacere, anche perché poi c'è scritto dal 1800 la Germania ha fatto crack 4 volte, l'Austria 7. Quindi tutti che vanno a parlare, no, tipo di economie solide, però può capitare sempre qualche... Riesci a fermarlo? Riesci ad aprirlo, questo qua? Sì, guarda. Okay. Aspetta un attimo, che condivido qua e zoom un po'. Guarda, l'Argentina... Ah no, 8 volte l'Argentina, l'Ecuador 10, quindi sì, c'è un grandissimo... Allora, l'Argentina, di quando è questo articolo? Perché se non sbaglio proprio in questi giorni sta... Ah, ok, 29 maggio. Perché proprio ora sta lavorando con un altro default. Sì, infatti è risegnalato, l'Argentina è tecnicamente in default per la nona volta. Però, se per caso, ora qua, America Latina guida la lista. È chiaro. Perù, Messico, Turchia, Grecia, Danimarca, Nicaragua, Paraguay... No, sì, America Republic, Danimarca non c'è. Sì, hai letto male. Quasi tutto Sud America, Spagna 6, quindi in Europa diciamo che quelli che hanno subito di più sono stati Grecia, Spagna, Austria, Germania. E Portogallo. Mm-hmm. Interessante, molto molto interessante. Ok. Poi, numeri del dumping cinese, interessante. Occupazione straniera nell'agricoltura è triplicata negli ultimi 11 anni. Poi leggo la classifica delle banche italiane più solide, vediamo un po'. Wow, questo è interessante. Zoom un pochettino. No, si vede. Ok, queste sono banche europee, quindi. Sì, poi arrivano Unicredit, Intesa, Banca BPM, che rispetto alla media europea precedente sono un pelo sotto media, per qua la mediana circa sarà intorno ai 16,5. Credit Agricole 15,94, però dai, Unicredit, Intesa, BPM. Sì, intorno ai 13. Parti, insomma, discutibile vicino a BPM, però va bene. E vabbè.
cose particolari, è fatta il 15 di aprile, quindi... Poi... Abbiamo 14.626 edicole in Italia, 3.733 in meno in 10 anni. Quindi vuol dire più o meno un 20% in meno? Indicativamente sì. Vabbè, ma ci sta. Guarda, io non andavo in edicola prima del lockdown, ti parlo, penso da 7-8 anni, anche perché ho alcuni abbonamenti, ma mi arrivano direttamente a casa, non vado a comprarli in edicola. E adesso con il lockdown avevo voglia di leggere qualcosa, qualche quotidiano, andavo ad acquistarlo, ma anche più per fare due passi. E ho preso un pochettino quell'abitudine, però obiettivamente sono sempre più inutili. Chiaro, chiaro. E quello è vero, perché l'informazione online poi corre nettamente veloce, sia è un pro che un contro, perché capitano notizie più o meno corrette, però... Ma poi anche con la delivery, cioè se uno effettivamente legge tutti i giorni, sole 24 ore, risparmia ed è più comodo se lo fa arrivare, rimane il fatto che, vabbè, per abitudine, mentre vado al lavoro, passo di lì. Però... Ma poi comunque c'è anche l'app del sole 24 ore, con determinati articoli e tutto, quindi si sono adattati un po' anche loro su quello. C'è un po' soldi, dai, soldi che ci piacciono. Lo soldo. Allora, IRPEF, il reddito medio in Italia è 21.600 euro. Il 6% dei contribuenti dichiara più di 50.000 euro e versa il 40% del totale. Prova ad aprire. Vediamo il grafico. È veramente figo comunque True Numbers, perché ti fa vedere un sacco di robe che poi ti rimangono impresse. Sì, sì, perché è riscontro ottico, la cosa che ci piace è proprio questo qua, è riscontro ottico che si ha. Quindi diciamo che la maggior parte è nella fascia tra 20 e 26, 6 milioni di italiani. Quella prima? Ok, quindi tra 15 e 26 c'è praticamente quasi la totalità. Esatto, esatto. E vediamo invece fascia... Vabbè, lì c'è chi sono i ragazzi, comunque chi fa le prestazioni occasionali. Poi l'ultima fascia, oltre 300, quanti? Vabbè, 40.949, oltre 300k sulla persona fisica, non male, non male. Ok. Beh, comunque diciamo che la media è 3,15-25. IVA, che se ne parla sempre. Quanto pesa in Italia? Negli anni? Scendo giù un attimo, magari ne apro un po' in sequenza. È interessante anche, un laureato guadagna 1.418 euro a 5 anni dal titolo. Ok, gli stipendi in un contesto di prezzi al consumo stabili sono in crescita. Ecco i settori più redditizi, però ad aprire, interessante. No, mettiamo anche questo. E anche in Italia non è facile crescere nel reddito. Bello, poi, bello. Ultima linea, mutuo, impresa edile, rischio il fallimento, wow. Il settore edile è stato molto complesso. E poi i redditi su base delle regioni italiane. Bello, bello, bello. Sono cose interessanti, davvero interessanti. Allora, qui quanto pesa l'IVA? In tutti i vari paesi dell'Unione Europea. Fammi vedere un attimo la leggenda, perché sennò... Esatto. IVA minima speciale, ridotta o standard. Ok, quindi la 2 è la standard e facciamo andare la ridotta, così almeno siamo pronti. Esatto, la ridotta sarà quella sui generi alimentari e salute, mentre la standard sarà quella sui prodotti generici. Esatto, io questa qua era un'analisi già che avevo fatto ai tempi per i fatti miei, avevo visto che più si andava verso le regioni, cioè gli stati con più alti stipendi, più gravava anche il peso dell'IVA, infatti la Svezia, la Finlandia, la Slovacchia più sotto, però tipo la Svezia, la Finlandia siamo intorno al 25-24%. Romania quanto abbiamo? 18? Romania è 19. Portogallo, cos'è? 22-23? Sì, 23. Polonia, 23. Austria, 20? 20. L'Olanda, 21. Malta, 18. L'Ungheria, 23.
27, io ero rimasto, mamma mia. 26. L'Ungheria è la peggiore, se non sbaglio. Sì. Poi Lussemburgo 17, Cipro 19, l'Italia 22, Croazia Croazia 20, 25, sì, mi ricordo. vero. La Francia 20, Spagna 21, Grecia? 24. 24, porca miseria. 25, Danimarca, anche loro pompano 25, ci sta. per ora la peggiore è proprio maglia nera l'Ungheria. Ne No, aggiungo. chiaro, quella più bassa di tutte, sì, è quella Alla diciamo, Lussemburgo, 18. di Cipro, Malta. Lussemburgo, però sono tutti abbastanza lì. Lussemburgo il 18, 17 forse. E lì è tosta perché poi ricade comunque sempre sull'utente finale, è una bella lotta. Esatto. Andiamo a vedere un attimo la media di un laureato che esce dal percorso di studi. Quindi 5 anni di studio. Ah no, scusa, ha 5 anni dal titolo, quindi già uscito dall'università, dopo 5 anni la media guadagna 1.400 euro mensili. 2013, eh? Questo qua, ah È sì, è vero, arrivato il si 2013. ferma 2013 come dati. Vediamo che però abbiamo 2007, 1427, poi calo brusco per la crisi che c'è stata, e poi c'è stata una breve risalita e si è fermata al 2013. Non sappiamo come sono andati gli anni successivi, possiamo pensare che c'è stato un breve incremento. Ah, poi cambia Magistrale. il ciclo unico. Calo dal 2007, calo, ma hai recuperato ancora i massimi al 2013. Beh, però devo dire, sembra sì, che c'è stato il che ha sentito tutti i settori, hanno sentito un po' la crisi 2008 e poi si è un po' ripreso. Da vedere è tornato questo dato post-Covid. Allora, in Italia In non è Italia non è facile. facile crescere nel reddito, lo dice Eurostat. Effettivamente no, non siamo proprio fanalino di coda, però ci giochiamo un po' con. Esatto. Croazia, Grecia, Serbia, Romania e Polonia, chiaramente. In Italia solo il 10,7% delle persone in età lavorativa ha visto crescere il proprio reddito verso l'alto. Sono poche, obiettivamente sì. Quindi Triste, triste. diciamo che in Italia gli aumenti sono un po' complessi. Vero. Quasi Confermo, un po' anche nel vicini. periodo in cui lavoravo da dipendente, tra il personale che vedevo di aumenti Basso, è basso. I era passaggi in carriera sono davvero limitati. poco, poco reali. Reddito medio per regione, questo è interessante. Allora, la provincia di Bolzano domina. Eh sì. Tra l'altro, questi qua aggiornati al 2017-2018. Ah, ok, vabbè, comunque. Da E Bolzano, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Trento, Val d'Aosta. sì, c'è proprio un andamento che si muove con nord-sud Italia. Eh sì, perché vediamo fanalino di coda Calabria, poi Campania, Sicilia, Basilicata, Puglia, Molise, Sardegna, Abruzzo. Così, assolutamente così. Vero, vero. Allora, questo però obiettivamente fa anche parte del sommerso, cioè nel senso non viene considerato il lavoro nero e altri aspetti. No, assolutamente, assolutamente. Allora, poi andiamo a vedere qualcos'altro, tipo, non so, tech mi richiama un po' al volo, proprio una roba veloce sul tech. Coronavirus, la mobilità in scena, vabbè, nulla di che. Ah, bello, 2 milioni di italiani in più in videoconferenza, noi ne siamo anche un po' un esempio, ma la videoconferenza la utilizziamo ormai dal 2014. Applicazione più famose, House Party che è completamente esplosa, ha avuto un successo straordinario e Zoom che in borsa è arrivato a valere più di tutte le compagnie aeree messe insieme. Vero, vero. È pazzesco completo. Vabbè, poi. Gli account Facebook finti sono sotto finiti sotto indagine sono 8.335. Il 63,7% dei progetti su Kickstarter è un flop. Questo è interessante. Wow. Questo è interessante. Il costo di un influencer è 3.857 dollari per un video. Non male.
Fa vedere un attimo, così mi potrebbe interessare come cosa. Non perché sia influencer, ma tecnicamente qualche lavoro ci sono di mezzo sempre a fare. E qui è diviso pure tra nano influencer, grandi influencer e quant'altro. Ah, Esatto. micro. Video su YouTube ci sta. Bello, bello. Sì, le celebrity giocano forte appunto su YouTube, che effettivamente richiede più operatività di sviluppo e tutto, e Instagram. Chiaro. Facebook? Qualcuno paga video su Facebook? Ah sì. 2004. Molto, Interessante. molto basso rispetto a YouTube, chiaramente, perché Facebook non è una piattaforma video, però ottima media. Quindi a 500.000 followers in più siamo sui 3-4.000 euro per video. Medi, ok? Poi, business. Vai, chiudiamo con business. Allora, il coronavirus, le nuove abitudini. Proviamo, vediamo un po'. Apriamo qua un attimo, poi vabbè, Pfizer che pompa bestia. Apro un attimo in sequenza qualcosa, guarda, vabbè, Mercato immobiliare. immobiliare che cala. Covid-19, ecco quanto cala il mercato di borsa e valigie, però effettivamente magari su quello dove abbiamo Sì, penso visto che sia un po' le nuove abitudini aggiornato. potrebbe saltare fuori qualcosa, anche perché poi nella live del coronavirus erano delle cose che avevamo anche toccato. Sì. Produzione di biogas rallenta la crescita in Europa, farmaceutica, vabbè, ok. Piazzorine si è proprio fatta Plastica un'esplosione. riciclata, ecco davvero quanto ammonta, wow, grandissimo. Oddio. 81.2. Legambiente, sì, lancia nuovo allarme, 81,2 dei rifiuti sulle spiagge derivato dal petrolio. Porca miseria. Certo. Agli americani piace Barilla, 123 milioni di americani mangia Barilla. Crisi dei mercati, Bitcoin in lotta contro le oscillazioni. Vediamo. Vediamo cosa dicono. Tanto ogni giorno Bitcoin è morto. Sì. Allora, Quanta è coronavirus. la crescita dei prodotti acquistati col coronavirus? Sì, incremento delle vendite alimentari tra febbraio e marzo. Ok, quindi qua vediamo farina e semola più 79%, carne Sì. E scatola, riso, conserve rosse. effettivamente questo qua di farina e semola va anche di pari passo con l'analisi che avevamo fatto durante la live, che veniva detto che le macchine per la panificazione casalinga Esatto. abbiamo avuto la botta. Effettivamente, se uno compra una macchina per fare il pane fatto in casa, deve avere anche la materia prima per svilupparlo, e ci sta come cosa. Pesce in scatola, piatti pronti, latte UHT, formaggio stagionato, agrumi, pesce, uova. In calo, fa vedere anche cosa è in calo? Per caso No, no, sto guardando. tipo variazioni minime. Vino più 7%, Ok. 12%. Interessante, interessante. Carino, carino. Mercato immobiliare. Ok, qua questo è un grafico, se non sbaglio, appunto, tra il primo e il secondo semestre 2019, quindi i Eccolo. primi 6 mesi, i secondi 6 mesi dell'anno scorso, abbiamo avuto un Milano esplosivo, incredibile, più 6,9%, Bologna più 4,5%, Genova meno 2,8%. Genova sta subendo un periodo molto complesso, anche per via di molte zone comunque in questo momento abitate da... Anche da stranieri, altre situazioni, alcuni quartieri sono molto difficili in questo momento. A Genova, infatti, è in continua decrescita. Quest'anno, 2020, si prevede tra un meno 10 e un meno 15 in base alle piazze. Poi qua, crisi dei mercati, Bitcoin in lotta contro le oscillazioni. È interessante che effettivamente io non me Era da l'aspettavo, lo ammetto, infatti l'avevo già fatto presente, che aveva seguito la parte di crollo, cioè nel senso crollo dei mercati è arrivato un pelo dopo, però è arrivato anche qua su Bitcoin. Poi si è ripreso nettamente bene. è tornato sui massimi prima dei mercati, va detto. Che interessante. Esatto, perché Oggi effettivamente qua siamo ad aprile, ma abbiamo toccato 10.500. sì, tanta roba. Bitcoin continuiamo a dirlo, ne chiacchieriamo sempre quando intervistiamo anche esperti lato blockchain, lato cripto.
comunque chi è nel settore è assolutamente fiducioso e guarda il lungo periodo e se ne frega delle oscillazioni giornaliere o settimanali, tanto è un mercato volatile assolutamente e si va dritti verso il medio-lungo periodo. Niente, allora abbiamo fatto una carrellata così chiacchierata su, su True Numbers, dove effettivamente noi ci facciamo qualche giretto insieme a poi anche altri tools che abbiamo mostrato nel, nel webinar. Ed è proprio uno, da una parte anche divertente vedere cosa succede perché sono fuori delle notizie abbastanza particolari, ma poi aiuta tanto a far muovere la testa, a vedere cosa succede, a capire quali possano essere le tendenze in partenza o che comunque uno sta vivendo ma non ci ha fatto caso, perché anche alcuni dati che abbiamo visto magari noi non li prendevamo in considerazione, però possono essere fonti di spunto per, uno, creare articoli, due, creare creatività, angles differenti da utilizzare a livello di marketing, ma soprattutto se uno ha delle aziende in determinati settori che possono essere influenzate da questi dati, perché no, li può sfruttare, assolutamente sì. Lato investimenti per identificare quello che facciamo noi, comunque quali potrebbero essere i trend futuri o i trend in corso, per andare a monetizzarli comprando azioni nel settore, acquistando interamente i mercati tramite ETF, sono tutte opportunità estremamente importanti che abbiamo trattato in maniera super dettagliata nel webinar, nel seminario su Trend Domination. Vero, vero. Quindi niente, Hiro, che dire? Allora, questo podcast, il 98, volge verso la chiusura, poi magari qua nei vari commenti, dove siamo, YouTube principalmente, se ci stai guardando, trovi anche il link per visionare il webinar di Trend Domination, trovi la pagina per poterlo avere, e ci sentiamo al prossimo video podcast, in quanto succedono delle cose carine, ci si sta avvicinando ad una cifra cardine e scoprirai qualcosina simpatica. Sì, magari faccio anche sapere se ti piace questo format dove abbiamo fatto condivisione schermo e siamo andati completamente in freestyle, abbiamo detto va, cioè, connettiamoci, cosa facciamo, True Number, andiamo a guardare, non abbiamo visto niente prima e chiacchieriamoci sopra, nel bene e nel male, quindi possono uscire anche un po' di cazzate, però è quello che facciamo quando andiamo a fare brainstorming per identificare i trend. Funziona in questo modo, cioè bisogna fare brainstorming, cosa succede? Butti tutto dentro, si creano sinapsi, collegamenti, idee più o meno fantasiose, si tira poi, si estrae poi una linea, un sunto di quanto si è compreso e si punta dove possono esserci nuovi trend, quali invece sono in decrescita e quant'altro. Quindi facci sapere anche se ti piace magari questo format, l'hai apprezzato, ti è piaciuto, l'hai seguito tutto, non l'hai seguito, scrivici qua sotto, raccontaci un po'. Se non sei ancora nella community Investiro, www.investiro.it, lasci la tua email e accedi alla nostra community e troverai una valanga di contenuti, perché se qui su YouTube ci sono un sacco di ore di contenuto, sul podcast ci sono tantissime ore di contenuto, all'interno della nostra community viene tutto amplificato, un po' dal fatto che noi ogni settimana prendiamo l'argomento e lo super approfondiamo, nel senso che andiamo a entrare più verticale, quindi facciamo degli approfondimenti, post, video, dirette e quant'altro, e poi inoltre c'è anche il contributo degli altri investitori, che non è assolutamente banale, ma è un valore aggiunto importantissimo, sia per creare un network, quindi un legame che ci permette di conoscere più persone, creare sinergie, oppure scambiarsi pareri, che è stato in questi due anni e mezzo, di un valore infinito ed estremo. Quindi io sono super entusiasta della community, se non ci sei, entraci, perché è un'opportunità. Bene, Hiro, ci vediamo dentro la community, ci sentiamo al prossimo podcast e ti auguriamo buona giornata. Ciao, ciao! Ciao, Hiro!